Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti nel mio angolo di giungla in Costa Rica. Oggi rispondo ad una vostra domanda che chiede esattamente questo. Che cosa significa quando si usa l'energia sessuale per fare magia? Ecco, questo è un argomento molto bello, molto interessante, sul quale purtroppo c'è tantissima superstizione. E la superstizione, come sempre, deriva dall'ignoranza, perché proprio su questo argomento c'è un'ignoranza particolarmente alta, a differenza di altri argomenti che magari bene o male sono conosciuti, sono discussi e di cui in un modo o nell'altro si parla più facilmente. In realtà tutto ciò che riguarda il sesso nella nostra società è considerato un tabù ed è per questo motivo che non se ne parla. La causa va ricercata principalmente in questioni culturali e religiose. Infatti non è così in tutto il mondo. Non è così in India, non è così in Oriente in generale, non è così, o perlomeno non era così fino a prima della globalizzazione, perché la globalizzazione ha fatto sì che noi portassimo anche il peggio della nostra cultura negli altri paesi, non solamente il meglio, e quindi anche questi condizionamenti culturali e sociali. Però ecco, diciamo che presso molti popoli, fino a qualche centinaio di anni fa, questi non erano per nulla argomenti tabù, ma anzi erano argomenti molto conosciuti di cui si parlava soprattutto nelle sfere più alte della società, soprattutto fra le persone più colte, non solo in ambienti mistici, esoterici e quindi legati alla magia, ecco. Oggi però, come vediamo, il sesso è in generale un argomento tabù e, come dicevo, riguarda soprattutto, questo è causato soprattutto da motivazioni di tipo religioso. In particolare, religioni come il cattolicesimo o come l'islamismo ci pongono la sessualità come qualcosa di peccaminoso, come qualcosa che va fatto solo per procreare, va fatto solo in certi momenti, solo in certe situazioni, solo con la persona con cui si ci sposa. E addirittura fino a qualche secolo fa veniva fatto esclusivamente per procreare, perlomeno secondo i dettami della religione cattolica dell'epoca, quindi anche fra marito e moglie c'erano dei momenti in cui non andava fatto, e non andava fatto per piacere, e in particolare la donna non doveva farlo per piacere, perché c'era anche, cosa che tutt'oggi esiste, ma in modo, per fortuna dalle nostre parti, in modo meno chiaro, meno percettibile, una discriminazione sessuale fortissima fra uomo e donna, cosa che invece è tuttora molto forte nel mondo islamico. Però ecco, diciamo che più o meno tutto il mondo è paese, e diciamo che più o meno oggi, grazie appunto alla globalizzazione, tutti abbiamo questo tabù della sessualità e quindi non si parla di sesso in nessun ambito della vita, in nessun aspetto. Anche parlare fra amici, fra amiche o fra marito e moglie di sesso a volte è un problema e crea imbarazzo, e questo la dice lunga sul motivo per cui esistono tantissime problematiche legate alla sfera sessuale in ambito psicologico, in ambito anche fisico, di conseguenza all'ambito psicologico, perché come ci insegna la medicina orientale o la psicosomatica occidentale, molte disfunzioni dell'apparato riproduttore, sia maschile che femminile, dipendono da disfunzioni psicologiche legate al concetto di sessualità, legate all'uso della propria energia sessuale. Però torniamo un attimo all'ambito della magia, perché la domanda che mi è stata fatta è: cosa significa usare l'energia sessuale per fare magia? Esiste appunto una branca della magia che viene chiamata magia sessuale. E vediamo quali sono innanzitutto le principali superstizioni riguardo a questo tipo di magia. La principale superstizione è che questa magia viene collegata alla cosiddetta magia rossa, cioè alla magia che ha come scopo e come obiettivo quello di agire nell'ambito delle relazioni di coppia. Quindi è quel tipo di magia che viene usata per fare legamenti d'amore, per portare a voi una persona specifica, per allontanare una persona da un'altra persona in modo tale che questa possa poi venire da voi. Insomma, tutta una serie di porcherie, definisco così, scusatemi se turbo la vostra sensibilità, ma sono delle porcherie energetiche che fanno dei danni grandissimi, sia a livello energetico, sia a livello evolutivo, sia a livello karmico. Di questo avremo occasione di parlarne insieme durante il videocorso di magia d'amore, se decidete di acquistarlo, perché è un argomento talmente tanto importante che nel momento in cui io affronto appunto il tema magia d'amore non posso assolutamente esimermi dallo spiegarvi quali sono le conseguenze a cui si va incontro
facendo determinati tipi di pratiche, mettiamola così. Quindi ecco, alcuni associano la magia sessuale alla magia rossa, perché? Perché essendo sessuale deve essere legata all'amore. Non c'entra niente. Altri associano la magia sessuale alla magia nera, proprio perché, dato che il sesso è una cosa brutta, che il sesso è una cosa negativa, peccaminosa a priori, allora deve essere per forza legato alla magia nera. Perché si diceva infatti che le streghe facessero sesso con il diavolo, e per questo che venivano bruciate. Quindi ecco, quando una donna ha un rapporto sessuale con il diavolo o con uno spirito maligno, è ovvio, bisogna bruciarla. Però va bene, andiamo avanti. Quindi ecco che la magia nera viene associata con la magia sessuale. In realtà questa cosa della strega che fa sesso, che ha rapporti sessuali con il diavolo o con gli spiriti, ha delle basi, ha delle fondamenta per certi aspetti, perché chi pratica la cosiddetta magia nera e richiama delle entità con vibrazione, diciamo, molto bassa, per non dire negativo, che è un termine poco corretto, ecco che in effetti interagisce con determinate entità. Altre superstizioni associano la magia sessuale al satanismo, proprio per questo motivo, ed ecco che un'altra superstizione fortissima è venuta fuori. La verità, ragazzi, è che la magia sessuale non è altro che una serie di rituali che vengono fatti per qualunque scopo, quindi possono essere fatti per attirare a voi la persona amata, così come possono essere fatti per attirare abbondanza, denaro, o per ottenere un lavoro, o per ottenere un qualunque altro scopo e obiettivo. Quello che veramente caratterizza la magia sessuale è il tipo di energia utilizzata per raggiungere l'obiettivo, perché utilizza la cosiddetta energia sessuale, che è l'energia che si sviluppa naturalmente all'interno del corpo umano durante l'atto sessuale, quindi è l'energia dell'eccitamento, è l'energia dell'orgasmo. Questa è la magia sessuale. È un po' come dire, ragazzi, se voi avete in mano un coltello, voi potete utilizzare questo coltello per scolpire una bella statuetta di pietra, oppure per ammazzare qualcuno, ma è pur sempre un coltello. Ecco, l'energia sessuale è un'energia, è una forma di energia come qualunque altra forma di energia. Possiamo dire che è particolarmente forte, particolarmente potente, per questo viene utilizzata, ma è un'energia, quindi voi potete utilizzarla per ottenere un obiettivo, per ottenerne un'altra, per fare del bene o per fare del male. Non cambia la sua natura, cambia solo l'utilizzo. Ora, tanto per fare un esempio pratico delle enormi differenze che riguardano questo ambito, l'energia sessuale viene utilizzata da millenni in Oriente per praticare dei veri e propri percorsi spirituali. Avete mai sentito parlare di tantra, tantrismo? Il tantrismo non è altro che un percorso spirituale, è una via che porta l'anima ad evolvere. Ed è una via che porta l'anima a compiere un'evoluzione più rapida utilizzando l'energia sessuale piuttosto che il percorso che l'anima farebbe normalmente con le singole esperienze di vita. E infatti questo tipo di utilizzo è nato millenni fa, qualcuno lo fa risalire per esempio al 400 a.C. in India, ma in realtà molti pensano che questo utilizzo dell'energia abbia origini ancora più antiche, quindi lo fanno risalire allo sciamanesimo, e lo sciamanesimo ad esempio centroamericano ha tantissimi riferimenti relativi a questo tipo di energia. Possiamo anche dire per esempio che i primi testi che risalgono al primo millennio dopo Cristo, attorno al 500 dopo Cristo se non ricordo male, e che sono relativi alla tradizione Saiva Mantra Marga se non ricordo male, sono appunto i primi testi scritti nei quali noi troviamo informazioni relative all'utilizzo dell'energia sessuale a scopi mistico-spirituali. Ma c'è una bella differenza fra scopi mistico-spirituali e scopi magici, perché appunto l'energia sessuale utilizzata a scopi mistico-spirituali serve a provocare un ampliamento di coscienza, serve a provocare uno stato di connessione fra l'essere umano e la divinità, serve a sviluppare determinate capacità, determinati talenti, e quindi a far evolvere l'anima, a entrare più in contatto con il proprio corpo, con il proprio spirito. Mentre invece, quando è utilizzata a scopi magici, l'energia sessuale, come ad esempio nel caso del famosissimo Aleister Crowley, è un mago che tra l'altro è vissuto anche in Sicilia,
sono andata una volta a visitare il suo antico tempio in Sicilia, che ormai è una casa diroccata con dentro semplicemente dei disegni un po' particolari, dei simboli un po' particolari. In realtà non è rimasto ormai più nulla di quell'edificio, è semplicemente un edificio diroccato accanto a uno stadio. Comunque, ecco, il famoso Aleister Crowley fu invece uno dei primi a portare in Occidente la cultura della magia sessuale, ad utilizzare l'energia sessuale per i propri incantesimi, per i propri rituali. Lui inoltre non a caso viene associato al satanismo e alla magia nera, anche se in realtà lui utilizzava la magia sessuale per tantissimi scopi diversi, e lui non solo, ma associava le sue ricerche esoteriche, erano moltissimo associate all'esoterismo egizio, quindi all'antico misticismo egizio. Ecco, insomma, in realtà è un argomento molto vasto, vastissimo, e ho deciso di inserire una lezione specifica per parlare di questo nel videocorso di Magia d'Amore, perché è molto importante, per quanto mi riguarda, darvi un quadro talmente chiaro, talmente completo dell'argomento, di tutti gli strumenti che voi avete a disposizione in modo naturale, perché poi è questo quello che conta. Quello che conta per me è farvi comprendere che non avete bisogno di rituali con simboli, candele, spiriti e stupidaggini varie. Voi avete semplicemente bisogno dei vostri pensieri, delle vostre emozioni e del vostro corpo. Quindi ecco, quello che mi interessa è trasmettervi tutto quello che vi serve, tutte le conoscenze di cui avete bisogno per non avere la necessità di utilizzare una ritualistica che può portare a delle conseguenze negative. A voi serve solamente voi stessi, a voi serve usare voi stessi per fare magia, soprattutto nell'ambito della magia d'amore, che è un tema molto delicato, che si incrocia con varie tematiche di tipo etico, e quindi ecco che parleremo anche molto di etica, di quando è il caso di utilizzare determinate cose e quando no, perché comunque alcune informazioni sono molto... Alcune informazioni vi danno davvero un potere, e quindi questo potere è una responsabilità. Ogni potere è una responsabilità e va saputo usare, soprattutto perché se lo usate male, in modo controproducente, siete voi i primi a perderci qualcosa, siete voi i primi poi a pagarne le conseguenze. Quindi io vi do le informazioni, poi ovviamente vi spiego anche come usarle nel modo più corretto per non farvi male, per non fare male a nessuno. Questa riguardante l'energia sessuale è un'informazione molto importante che vi dà veramente un certo tipo di potere. Quindi ecco, io spero comunque che questo video vi sia utile, spero soprattutto che chi di voi prenderà il mio corso saprà utilizzarlo con cautela. Per il resto, ragazzi, per qualunque altra domanda potete scrivere una mail a vocidagliangeli@gmail.com oppure potete commentare qui sotto questo video. Un saluto dalla giungla della Costa Rica.